Allora andiamo in casa Sersale, abbiamo il direttore sportivo Maurizio Capellupo collegato con noi. Direttore, buonasera. 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 Sersale che continua a faticare in trasferta, l'ultimo punto raccolto fuori casa, addirittura un punto in casa del Cotronei Cacuri lo scorso 21 novembre, un vero proprio blackout nelle trasferte per i giallorossi. Certo, oggi si giocava in casa della Morrone, che è una squadra decisamente in salute. Come mai questo andamento? Si parlava di Covid, si parlava di anche di questo momento della stagione, no? Siamo a due terzi, può pesare anche un po' la fatica di questo campionato segnato anche dal Covid, per carità, perché c'è anche questo da tenere così in conto. Sì, guarda, purtroppo diciamo che la mancanza del richiamo della preparazione, diciamo che si è fatta sentire specialmente nel secondo tempo, perché il primo tempo comunque abbiamo fatto una bella partita, abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo giocato a tratti anche meglio della Morrone. Poi nel secondo tempo loro hanno iniziato a conquistare, diciamo, il campo e poi hanno trovato l'1-0 in maniera fortunosa e da là noi poi siamo quasi spariti dal campo, sì, cercando di recuperare la partita, ma alla fine non abbiamo avuto quella lucidità per poter arrivare al pareggio. Poi purtroppo l'episodio negativo ci sta, il 2-0 diciamo che è un po' bugiardo, trainato da un errore nostro negli ultimi minuti. C'è anche un fattore psicologico, mi pare di capire, cioè quando lei mi dice subiamo il 2-0, subiamo l'1-0 e scompariamo dal campo. Secondo me è un mix tra sia una questione psicologica sia una questione dovuta, come ti ho detto prima, alla mancanza del richiamo, no? Della preparazione. Siamo rimasti fermi troppo tempo, ci sono squadre in eccellenza che vanno a mille, quindi per contrastarle fisicamente devi essere anche preparato. Sì. Quindi questo è quello che ci sta succedendo, vediamo andando avanti, è vero, da novembre che non riusciamo a fare punti in trasferta, quindi poi i risultati sul campo poi parlano chiaro, no? Sì, sono quelli che contano, no? Sono i numeri che insomma non mentono mai. Non e poi quelli trovare che trovare delle scuse, sì, in continuazione, quindi dobbiamo cercare di cambiare qualcosa e riprenderci al più presto. Sì. Cambiare registro. Vincenzo Tarzi, chiedo insomma cosa dovrebbe cambiare secondo te il Sersale, dove dovrebbe intervenire per risolvere questa impasse in cui si trova? Ma io penso che mister Saladino sa benissimo dove deve intervenire, meglio di tutti noi, e lui chiaramente il Sersale è anche una squadra giovane, è una squadra che ha molti giovani, li butta dentro Saladino e fuori casa alcuni perdono forse quella personalità, quell'entusiasmo che ritrovano al Ferrarizzi, dove si esprimono forse in modo migliore, si sentono più a loro agio, conoscono abbastanza bene il campo. Per questo non vuol dire che i tifosi li aiutano, il campo di Sertale i tifosi aiutano moltissimo la squadra, prova ne è insomma che la squadra che insieme a loro non hanno mai perso in casa. Bisogna cambiare un po' il registro, però io penso che insomma non ne faranno un dramma, ecco, l'ho detto già l'altra volta che il campionato del Sersale, che non era partito assolutamente con alcun obiettivo di grandissimo di classifica, se ci troviamo lì, hanno sempre detto, lotteremo, ed è quello che stanno facendo. Ci sono questi alti e bassi chiaramente che sono dovuti anche al Covid, hanno avuto anche questa problematica al Sersale, e quindi penso che piano piano adesso dopo questa mini preparazione si possa anche tentare di fare qualche punto fuori casa. Capellupo. Sì, l'analisi è molto lucida, assolutamente ci fidiamo del mister e speriamo che indovini al più presto quello che ci occorre. Dai. La cura giusta per dare una svolta a questo torneo. Dare più presto la svolta al campionato. Grazie Capellupo, grazie, buon rientro, alla prossima. Andiamo avanti, Danilo Fanello, il tecnico della Paolana, ben ritrovato Danilo. Buonasera a voi. Buonasera. C'era Vincenzo Tarzi che prima voleva fare una domanda a Fanello e quindi dicevo la parola, Vincenzo, vai. Ma no, non riesco a capire questa situazione, insomma, che si è creata a Tarzitano, ecco, questa squadra come fa a trasformarsi, a perdere tre partite in campionato, in questo almeno fino adesso, la squadra insomma molto solida, la squadra che ha subito
13 gol della seconda migliore difesa del campionato, è in casa purtroppo non perdendo fuori casa mai, non perdendo appunto fuori casa mai, come mai insomma in casa ha questo andamento? Il mister lo saprà sicuramente, forse l'eccessiva voglia di andare subito al risultato, poi si prendono delle ripartenze, dei contropiedi che non riescono, che le squadre sfruttano molto bene, o mi conoscono già forte. Per quanto ci riguarda, io posso parlare solo delle sì, no, certo, partite. È chiaro. Perché comunque io non so cosa sia successo nelle altre sconfitte, diciamo che... Prego, mister. Vediamo se c'è Fanello, che forse era in movimento. Pronto? Sì, la sentiamo, mister, puoi andare. Okay. Stavo dicendo che io posso fare riferimento soltanto a quella che è la mia esperienza sulla panchina paolana, nel senso che la nona partita, questa è la sconfitta in casa, che tra l'altro è la prima, una sconfitta un po' che brucia parecchio, perché dal mio punto di vista abbiamo fatto una buona partita, però purtroppo abbiamo subito gol su rigore, su un autorete, nelle due diciamo rarissime occasioni in cui la Stilese ci aveva impensierito, quindi in questo oggi siamo stati un pochettino troppo penalizzati, però nonostante ciò il risultato è questo, quindi non bisogna fare ugualmente mea culpa e cercare di migliorare le cose che non sono andate bene, perché comunque sì, non puoi appellarti soltanto a quello di poco che è successo. Sì. Un incidente di percorso in casa, sarà davvero una coincidenza che la Paolana tra una gestione e l'altra insomma abbia subito queste tre sconfitte? No, magari non è una coincidenza, però diciamo che magari anche le caratteristiche della rosa sono queste, e quindi ci sono dei giocatori che magari, essendo una rosa molto giovane, possono sentire maggiormente il peso, diciamo, della prestazione, perché comunque giocare al Tartitalone di Paola è una piazza un pochettino particolare, abbastanza calda, dove per me è soltanto un piacere, però magari c'è qualche ragazzo, qualche giocatore che sente maggiormente la pressione, potrebbe essere anche questo. Sì. Comunque le situazioni potrebbero essere tante, ma una di queste potrebbe essere questa che ho appena detto. Sì. Mister, tu hai chiesto qualche uomo in più anche per affrontare al meglio quella che probabilmente sarà la coda di con i playoff. Ecco, la società in qualche modo si sta muovendo. La società si sta muovendo. Diciamo che oggi è esordito Trentinelle, che è arrivato soltanto giovedì, se non sbaglio. Sì. Quindi comunque, nonostante se abbia fatto soltanto due allenamenti, avendo una rosa abbastanza diciamo corta, sono stati diciamo costretti tra virgolette a farlo giocare, nonostante fosse a corto di allenamento. Infatti ha chiesto poi stremato il cambio. Ancora siamo senza Attilian Gotti, che purtroppo non ha recuperato da un infortunio al ginocchio, e comunque in attacco abbiamo giocato con un 2003, un 2002 insieme a Crini. Quindi la società sa che qualcosina serve se si vuole puntare ai playoff, altrimenti questo poi è un altro discorso. Sì. Vincenzo? Sì, l'ho sentito male, perché non so, Fanello lo sento molto 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 male. Il tono basso della voce, lo vogliamo dire immediato. Lo so, sono in macchina o la mascherina, forse per questo. Sì, sì. Ah, forse la mascherina. Dicevi, Vincenzo? No, dicevo, ho sentito del fatto della personalità della squadra, che è giovane a alcuni punti. Sembra un po' controtendenza il fatto che la squadra giovane fuori casa soffre di più, penso io, no? Come mai? Io credo, io non sono d'accordo, nel senso che oggi allo stadio c'era parecchia gente, e quando ti senti osservato è normale che l'attenzione ti possa giocare. Tu pensi che il tifo abbia un suo effetto, diciamo, ecco, le critiche dei tifosi. Penso, soprattutto quando magari sei sotto 1-0, sei riuscito a recuperare,
ma bastava poco per riandare in vantaggio. Invece su un'azione, diciamo, rocambolesca, abbiamo subito il gol del 2-1 e poi purtroppo non siamo riusciti, nonostante, diciamo, qualche occasione, a pareggiare. Quindi, io ho detto quella che potrebbe essere una delle situazioni, non è detto sicuramente che sia questa, sì. Perché insieme a questa sicuramente ci sarà qualche altra situazione, però, tecnica e tattica da organizzare, questo è sicuro. Certo, mister, però hai anche uomini over che sono abbastanza esperti, eh? Sì, sono contati, ma sono esperti, se ci sono, certo. Mister, per concludere, la Morrone corre parecchio, ora vedremo mercoledì cosa accadrà, e chiaramente poi si potrà fare una migliore valutazione, ma già allo stato attuale è raggiungibile questo secondo posto oppure no? Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti alla Morrone per il campionato che sta facendo, quindi io sono, ed è giusto che sia così. Poi per quanto ci riguarda non dobbiamo secondo me guardare al di là di quella che è la prossima partita, che è con l'Acri, contro l'Acri, quindi andiamo a preparare meglio la prossima e pensare partita dopo partita, perché altrimenti c'è il rischio di fare una rincorsa un qualcosa che poi magari non esiste. Noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e fare più punti possibili domenica dopo domenica, sì. E poi a fine stagione si tirano le somme. A me non piace fare nessun discorso di rincorso contro qualsiasi tipo di avversario. Anche non sei uno dei tecnici che si fa un po' il cammino da qui alla fine? Non mi è mai piaciuto, ma anche perché adesso fatti comprendere la Morrone, e posso anche aggiungere, se la Morrone continua a vincerle tutte le domeniche, tu puoi fare tutti i conti. È chiaro, sì. Certo. Quindi per questo dico che sia... Io preferisco concentrare le mie energie su quella che è la mia squadra. Poi per quanto riguarda la squadra avversaria si fanno i complimenti, punto e basta, ma non puoi permettersi di guardare in casa degli altri. Certo. Credo che sia questo il succo del assolutamente discorso.